squadre dei vigili del fuoco stanno facendo un muro ai confini della struttura che, come si può vedere dalle immagini, si trova più o meno a un centinaio di metri, non di più, da dove sono arrivate le fiamme. Gli ospiti del resort sono stati fatti evacuare intorno alle 22 di ieri. Per avere un'idea, ecco dove sono i mezzi della forestale, dei vigili del fuoco, e dove si trovava l'albergo, dove si trova l'albergo, ad appena poche decine di metri. Tutta la notte, insomma, ci ha fatto lavorare e alla fine siamo riusciti a spegnerlo giusto qua a due passi dalla resort. È partito, diciamo, dalla 18 il fuoco. Praticamente l'abbiamo spento qua, mezz'ora fa. Quante squadre impegnate? Tutte le squadre, la squadra di Aves, di Abbasanta, qualche squadra di Cagliari, San Luri, un po' di squadre, insomma. Avete anche fatto evacuare gli ospiti? Sì, abbiamo fatto evacuare gli ospiti. Ecco il punto dove è stato fermato il fuoco. L'elicottero è ancora in azione. Qua ci troviamo esattamente a 50 metri dal resort. Alle 8 e mezzo le operazioni possono dirsi concluse, i vigili del fuoco stanno tornando nelle rispettive caserme, c'è solo un elicottero in azione che sta effettuando la bonifica.